Siamo venuti su, ma a un certo momento abbiamo dovuto lasciare lì la moto perché, poverina, proprio distruggerla no. Perché mi deve pure portare indietro poi, sì che poi in due ha subito proprio una strozzata stavolta, Ma devo dire che ha retto molto bene, sì che si può. Pietro! Mi sa che Pietro deve essere andato via un attimo. I 10 comandamenti. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei di fronte a me. Non ti fare scultura né immagine alcuna delle cose che sono nel cielo in alto o sulla terra in basso o nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti ad esse e non servire loro, perché io, il Signore tuo Dio, sono Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ma faccio grazia fino alla millesima generazione per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non nominare il nome del Signore tuo Dio invano, perché il Signore non lascerà impunito chi proferisce il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e farai tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è il giorno di riposo del Signore, tuo Dio. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto quello che è in essi, ma il 7° giorno si riposò. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché siano prolungati i tuoi giorni nella terra che il Signore tuo Dio ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la donna del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il tuo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia tuo prossimo. Pietro! Ma chi sta su? C'è Tonino, da Grotta a Mare. Da Grotta a Mare? Ammappa che c'ho, bello, c'ho sei vestito mio, di... C'ho mio fratello. Ah sì? Dalla Puglia con furore. È mio cugino. Allora, io devo andare alla moto a prendere la seconda batteria. Allora, oggi sono arrivato qui a trovare Pietro assieme a Tonino. Abbiamo fatto un po' di scampagnata con lo scooter, fin tanto che poverino ce la faceva, poi l'abbiamo abbandonato lì, lungo la strada. Anziché disfarlo completamente, l'abbiamo salvato, visto che mi serve pure per tornare indietro. E abbiamo trovato, venendo su, che è arrivato Pietro, anche suo fratello Maurizio e suo cugino Giovanni. Così oggi siamo in compagnia. Allora, io oggi ero venuto a farti una domanda, perché credo sempre di aver finito, insomma, gli argomenti. Invece ogni volta vado via e mi dico, mannaggia, gli devo chiedere. Volevo che mi parlassi cos'è per te la compassione. Non avesse compassione Dio, qui era un inferno già, eravamo schiavi a cielo aperto, a parte quando si va giù. Sì, per compassione Gesù
è venuto in terra per liberarci dalle mani da questi nemici invisibili. Ci sono anche quelli visibili che sono talmente potenti che nessuno li vede, però comandano tutto. Comunque, per compassione è venuto Gesù a liberarci da questi esseri, perché sono millenni che ci tengono come schiavi e ora è tempo che ritornino da dove sono usciti. Chi ci vuole andare, se ne andassero pure con loro, ma Gesù ha pagato per tutti, per compassione l'ha fatto. Non pensassimo che Gesù l'hanno messo in croce, ha voluto lui, che altrimenti l'avrebbero disintegrati a tutti quanti. Quando Pietro gli disse che estrasse la spada e gli tagliò l'orecchio, dice: ma tu pensi, Pietro, che se io non volessi faccio venire non so quante legioni di angeli a liberarmi? Quindi mette la spada dove sta. E il cristiano è così. Dovremmo vincere il male col bene. Non possiamo usare violenza. Sì, questo anche la compassione, non solo quella che ha avuto Gesù Cristo, io dicevo anche la compassione tra la gente, perché sembra che la compassione è diventata una roba rara. La gente o non gli interessa del prossimo, o il sentimento della compassione, che è un vero e proprio sentimento per conto mio, non è che non ci sia, però ce n'è poco. E per questo l'altro viene possibilmente evitato o visto tra la gente, possibilmente si evita, non tutti, molti hanno compassione, per fortuna. Ma a confronto in quanti siamo, stiamo a minimo proprio di gente che usa compassione per il prossimo. Ma tu pensa a questi potenti che... di tutte queste atrocità che hanno fatto e continuano a fare, no? Tu pensi alla compassione a loro, è una parola che non esiste. Ma non solo non esiste, direi che proprio viene, è una roba che dà fastidio. Forse addirittura a certi gruppi di persone sembra, secondo me è, che non vogliono che ci sia compassione, che la gente abbia amore e si aiutino gli uni con gli altri, specialmente ora che tendono a tenerci divisi, perché dicono che stare uniti ci fa male. E questo anche che dà fastidio, diciamo. Guarda, questo è stata la cosa più viscida che si poteva fare, proprio perché c'ha questo di non poterci manco più avvicinare, sì. Darci un abbraccio, è una cosa, sono cose che noi abbiamo sempre fatto e non ci abbiamo fatto caso, però non ci stiamo facendo caso quanto è... questi sentimenti che non ci abbiamo, che ci erano diventati così normali, e noi vediamo, wow, non posso dare neanche più la mano, che bello dare un abbraccio a una persona. Ma quello che mi dispiace è proprio che la gente è convinta e lo evita di proposito. Guarda, la vicinanza. Sta scritto che dal non visibile c'è venuto il visibile. Difatti, ora che la scienza sta con i suoi marchingegni, ha visto che nel nulla lì, dice lì qualcosa si muova.
Sì, batteri, virus ci sono sempre stati, ma solamente che questi ora sono creati pure, sti virus, perché chissà quante bombe batteriologiche e chimiche che queste hanno, ci hanno già belli che pronte. Perché diciamo per loro fa morire 700-800 milioni di persone, niente, almeno 2-3 miliardi se lo so prefissi. Facessero pure, hanno fatto i conti senza il Padre Nostro, perché mo metterà a mano lui e farà veloce il lavoro. Basta con il male. Non parliamo di compassione, perché andremo sull'umiltà, non esiste. È tutto il contrario. Umile c'è l'orgoglio. Non per niente i santi, i sette peccati capitali l'hanno messi lì. Assieme ai comandamenti, sono peccati capitali che noi manco avidità, dimenticare Dio e quant'altro, è tutta una catena. Tu no, se tu sei orgoglioso o sei geloso, quella gelosia, quell'orgoglio ti porta a tanti altri peccati. Cioè è uno scalino, è come fare una scala, si comincia. Così anche i comandamenti. Io dico sempre, sarebbero passati 10 leggi per stare tutto il mondo bene. E senza tanti articoli di legge, decreti legge, ordinanze regionali. Gente dice, ma chi ci riesce a mantenerli? Guarda, Dani, tu osserva il primo comandamento, ama Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Il resto dei comandamenti, tu li abbracci così, non c'è nessunissimo problema, perché con la vicinanza di Dio, Danilo, tu automaticamente ami il tuo prossimo, automaticamente rispetti tutti e tutto, ma non si è rispettato questo primo comandamento, perché si sente sempre parlare meno di Dio. I fatti vanno male, tutto va a rotta, e ti credo, se vai contro legge, senza Dio, ma dove si pensa di arrivare? Un caos totale, quello che sta succedendo. Ma subentrerà odio, L'odio tra i popoli? Ma tu hai visto per una cosa non nulla di una persona, vabbè, che c'entra un essere umano che hanno ucciso lì in America. Ma lì è scoppiato tutto. Ma lì è scoppiato talmente tanto grosso in tutto il mondo che non vorrei dire sembra organizzato pure quello. E mo ci scappa questa guerra che hanno pensato che improvvisamente le cose accadono, Danilo. Dopodiché la fermeranno, perché con questi armamenti che ci hanno non possono farla prolungare. E dopodiché cercheranno di fare il regno della pace umana. Il regno della pace umana. Intanto però... almeno Bill Gates ha detto che sì, c'è troppa popolazione mondiale, che siamo troppi. Sì, lo sento sempre più gente. Però allora... incomincio a eliminarti te. Intanto togliti di mezzo da solo. Però dico, no, una mia amica ha detto, guarda che però Bill Gates è uno che aiuta la gente, come si dice, un criminale. No, ha detto uno che aiuta la gente, è prossimo, com'è? Sai quelli che... No, altruista, c'è un'altra parola, mannaggia, no. Beh, comunque diciamo un altruista, uno che aiuta la gente. Ma come? Se ha detto che siamo in troppi e sarebbe meglio essere in meno, poi ha fatto e sta lavorando per i vaccini. Ma allora dico, ma se vuoi che siamo in meno, perché lavori per i vaccini? Che serve a salvare la vita, in teoria, a salvare la vita alla gente, se vuoi che siamo in meno, vuoi salvarli per dopo eliminarli come? Non dico che voglia eliminarli, ma ridurli, ridurli come che li hai appena salvati col vaccino. Proprio che strano.
una persona che ha fatto, cioè, i computer e quant'altro, e tutto è incominciato da lui questa storia, andare a finire ai vaccini. Questo per me è un vaccino proprio manipolato a computer, perché ha raggiunto l'obiettivo che loro volevano, di mettere a capo tutto il mondo. Tutto il mondo. E con l'economia che crolla, va bene che tanti messaggi alla Madonna già lo dicevano di una decina d'anni fa e oltre, che l'economia andava a crollare, faranno di tutto, ma e questi ci sono riusciti. Guarda, prima guerra, seconda guerra mondiale, economia giù, boom, guerra sempre hanno fatto. Tu ti puoi immaginare oggigiorno? Peggio di prima. Allora, quando faranno un bel po' di sterminio, ci sarà una cosiddetta pace. Pace. Sai, l'uomo fu creato il sesto giorno. Allora, il sesto giorno, tre volte sei è l'uomo che si fa Dio. Sì, il numero di Dio è tre, sì. Quello dell'uomo è sei. Allora, lui che è sei fa tre volte sei, quindi Dio, l'uomo che si mette al posto di Dio. Ma guarda, questa è l'ultima battaglia e che Dio ce la mandi buona a tutti quanti. Io direi a tutti, guarda, credete in Gesù Cristo, perché senza di lui siamo fritti. E la Madonnina è la sua madre. Grazie a Dio che sta ancora in giro. Io ascoltavo su Radio Maria Padre Livio che diceva, guarda, che il 40, mo sei il 40° anno il prossimo anno a Maggiugorje. E il numero 40 è biblicamente è un numero molto importante, molto importante. Il re Davide, che poi il re Davide, guarda un quello è un rapace. Ah sì, eccolo lì, ha un falco. Tu pensa, il re Davide 7 anni regnò in Giudea e 33 anni a Gerusalemme. 40 anni gli ebrei vagavano nel deserto. 40 anni dopo la dipartita di Gesù ci fu la distruzione di Gerusalemme. Quindi 40 giorni nel deserto. Cioè, il numero 40 è quello di Maggiugorje, il prossimo anno sono 40 anni. Beh, guarda, io c'è molta gente che ha paura, ma ha paura di che? Di essere liberato. Vuoi essere così egoista di continuare a vivere così? Io sto bene, sì, ma tu non sei solo qui, siamo miliardi di esseri umani che stanno soffrendo in una maniera atroce. Tutto il massacro che è stato fatto in Medio Oriente, sempre loro signori lì hanno lavorato. Ah, si sono presi, sono loro che comandano il Medio Oriente ora, e se lo sono ben spartito il tutto. Dice, ma mo parliamo di credo o di politica? Non è politica. So parole profetiche, cioè quello che i profeti hanno detto ai tempi che furono, compreso Gesù, si sta avverando. Quindi gente che dice, ma questo non è più Vangelo, dove sta scritto nel Vangelo? Questo è profetico evangelico, no, proprio. Sembra addirittura che siamo arrivati all'Apocalisse di Giovanni col numero della bestia. Ma cosa vuoi che se parlano di metterci il chip sotto pelle? Dani, noi tutti, quelli che si salveranno, ci possiamo salvare tutti se vogliamo. Saremo salvi solo per compassione divina, vogliamo chiamarla misericordia, perché qui non si merita niente a nessuno, non si merita niente a nessuno. Però potremmo scegliere. Ma che opera stiamo facendo? Però a proposito di sto microchip, no? Però potremmo scegliere, perché lì è scritto che
solo chi avrà il numero della bestia potrà comprare e vendere. Però vuol dire che gli altri no, vuol dire che ci sono gli altri, vuol dire che qualcuno, la gente che vorrà, potrà scegliere di non farsi mettere il microchip. Sì. E perderà tutti i diritti, perderà un sacco di robe, ma dicono anche adesso, con sto coronavirus, che se non dicono, sono tutte voci, però vedo che poi succede peggio di quelle voci che c'erano prima, sicché adesso mi preoccupo anche un po'. Dicono che se non ti fai vaccinare o se non ti fai rintracciare, tutte queste robe qua, non potrai entrare nei teatri, non potrai andare al cinema, in palestra, in piscina. Insomma, ti limitano dappertutto. Allora, il cristiano che fa? Ritorna a Cesare quello che è di Cesare e dà a Dio quello che è di e Dio. E resta senza cinema, senza teatro, senza palestra, senza piscina. Vuol dire che torna a vivere in campagna. Quindi tutte queste cose qui le abbiamo usate, le usiamo e le paghiamo bello caro. La conclusione è quella, ritorna a Cesare quello che dice. Di tutte queste robe, io, quelle che ho appena detto, posso pure fare a meno. Mi dispiace magari, ma posso pure fare a meno. Pur di conservare la libertà, posso rinunciare a tantissimo. Io. Ma tu, Danilo, guarda, se la gente s'amasse, se volesse bene, no? Ma noi, ma anche se uno sta con una famiglia, sta con un'altra famiglia, sta qui, l'altra sta lì, e questo è tutto il mondo intero, ma se ci vogliamo bene, se ci amiamo, ma che problemi ci abbiamo noi di vivere? Che il teatro ce lo facciamo in casa. E poi quanto è bello, no? I profumi, il silenzio, la natura che... ma guarda, già bella quello che vediamo ora, ma tu ti puoi immaginare il tutto ripristinato a nuovo? C'era un messaggio alla Madonna che già diceva, così lo vedesti a me andrebbe no, bene. Scusami, ma... Dio. No, dico già così. Guarda, Dani, assai di più, ci sono un paio di messaggi che dicono: se io, figli miei, vi farei vedere il paradiso che voi vi siete giocati, rifatta a nuovo, solamente a vederlo col corpo umano, collasseresti per la bellezza. Ecco. Quindi ci possiamo immaginare che cosa andiamo incontro: a cieli nuovi e terra nuova. Quindi paura, paura di che? Paura di che? Beh, io non ho paura di morire, niente, no. Di soffrire. Guardi, i martiri erano beati che morivano di martirio, perché sapevano dove andavano, sapevano da dove erano venuti. L'anima viene da su e su ritorna, e quando ritorna su si porta la nostra impronta, del nostro, difatti San Paolo lo dice, porteremo la stessa sembianza dell'uomo che abbiamo portato in terra. Solamente che il corpo sarà talmente perfetto, tu hai visto Gesù. Allora mi torneranno i capelli? Sì, ma anche la gente obesa, gente storica. Tornerà magra. Si ritroveranno con un corpo perfetto, che poi tu potrai passare anche... attraverso i muri. Oh, Gesù quando risuscitò, i muri passò, no? Sì. E poi mangiò, sì, ma non è che... Gli serviva. Non è che gli serviva. Per fare compagnia agli altri. Per fare compagnia. Ecco. No, guarda, il futuro prossimo vicino, spero, più vicino che mai, è bellissimo. È bellissimo, Daniele. Ogni volta che dici ste robe qua, mi dai un bel po' di conforto. Perché dire il vero, no, non vedo un gran futuro prossimo. Perché sembra che ci vogliono mettere sempre più sotto. Passeremo dei momenti un po' meno allegri. Dai, che . Quando andiamo su un po' d'onore ce lo vogliamo portare. Che guadagnare. No? Dice, ma quel fesso nonostante qualche cosa l'ha fatto. Sì. Dai. Maurizio... Compassione. Com'è quella parola che si dice, quell'aggettivo di una persona che aiuta la gente, anche investe del denaro aiutando la gente? C'è un aggettivo.
si dice è un benefattore. No, ma parola più specifica, mannaggia, non mi viene in mente. Una persona che aiuta la gente? Sì, che investe anche, ci mette del denaro per aiutare le persone. È perché stavo parlando di Bill Gates. Beh, guarda, tutte queste organizzazioni così che danno aiuto a nazioni. Sono tutte programmate dal nemico, eh? Sì, sì, ci credo. A volte sai cosa penso di queste organizzazioni? Sono quelli che fanno il bene all'umanità. Sì, a volte penso che queste organizzazioni sono fatte per togliere energie alle persone, cioè svuotarli anche economicamente, portarli nella tristezza, nella depressione a volte. Allora, mo che ci hanno ridotto a mutanda tutti quanti, e loro stanzi... Oh Gianluca, pace bene. Oh, è arrivato un altro, Gianluca. Di... È acceso, eh? Sì, sì, coda è acceso. Sì. Beh, ma adesso facciamo una pausa. Giusto. Allora, io direi, visto che siamo in tema anche un po' di coronavirus, non sarebbe il caso di sanificare tutta sta roba qua? Vuoi sanificare? Guarda, tu? Se c'è una cosa obbligatoria che direi a tutti, non mangiate più niente senza più benedire il cibo, perché quello che mangiamo non si sa più che mangiamo, quindi beneditelo e fatelo con fede. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Signore Gesù, vi ringraziamo di questa bella riunione, sia del nord, del sud e del centro Italia. Sì. Vi ringraziamo di questo cibo, questa bevanda che stiamo per prendere, e vi preghiamo di benedirlo, e per chi non ce n'ha, siate voi col vostro corpo e col vostro sangue il loro mangiare per il corpo e per lo spirito. Amen. Amen. Amen, alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia.